Sono state oltre un centinaio le domande per partecipare ai corsi di formazione per operatore e coadiutore abilitato alle operazioni connesse al piano di gestione della popolazione di Cervo nella riserva naturale del Pian di Spagna Lago di Mezzola e al progetto pluriennale di controllo del cinghiale. Oltre 100 domande, come detto, per un numero di posti molto più limitato. Abbiamo ipotizzato 25 soggetti operatori e 15 invece figure professionali di coadiutore. Abbiamo privilegiato nella costruzione dei contenuti e delle caratteristiche di queste figure, abbiamo privilegiato sia i profili professionali, quindi l'acquisizione di un percorso diciamo professionale, sia la conoscenza del territorio. Queste figure andranno a supportare le polizie provinciali di Sondrio e di Como nelle operazioni di rimozione attiva di individui della popolazione di cervo e cinghiale all'interno dell'area protetta, sia tramite cattura in vivo degli animali mediante corral fissi o chiusini mobili che con la tecnica dell'abbattimento diretto tramite arma da fuoco. L'ente Riserva Naturale Pian di Spagna Lago di Mezzola, con la riduzione degli individui di cervo e cinghiale che frequentano il territorio della riserva, intende salvaguardare la biodiversità, ridurre gli impatti sul comparto agricolo e sulla sicurezza della rete viaria, messa in serio pericolo dalla presenza appunto concentrata di cervo e cinghiale. Pericolosità dunque, ma soprattutto danni, come si evidenzia anche dalle numerose richieste di indennizzo che periodicamente pervengono all'ente e dai frequenti incidenti stradali. È di questi giorni la stesura della graduatoria e l'organizzazione quindi del corso di formazione professionale che andrà a ulteriormente formare queste figure che poi saranno i soggetti attivi che affiancheranno le polizie provinciali all'interno dei piani di gestione della fauna selvatica. Il corso inizierà il 15 gennaio e sarà articolato in 3 momenti formativi. Verranno spiegati analiticamente i 2 piani di gestione e il trattamento anche dei capi abbattuti, quindi il prelievo e la conservazione di organi e tessuti e tutte quelle procedure di sicurezza dell'operatore, rischio sanitario e norme igienico-sanitarie a cui la riserva è chiaramente obbligata. Il 22 gennaio la prova finale. Successivamente a questo momento sarà stilata la graduatoria dei 25 operatori e dei 15 coadiutori per partire poi con il piano vero e proprio di controllo, quindi tutte quelle azioni che saranno attuative del piano di gestione.